Oggi siamo qua su Life is Strange. Allora, prima di iniziare vorrei dirvi due cosine, ossia che appunto a breve farò un vlog dove vi parlerò di alcune cose, visto che la scuola sta ricominciando purtroppo, e perché non voglio perdere tantissimo tempo su Life is Strange, perché voglio più che altro andare avanti invece di star qui a chiacchierare, quindi farò un vlog di tutte queste cose. E niente, praticamente c'è qui William e noi mi sembra che dovevamo andare sopra a prendere qualcosa per Chloe, ma non mi ricordo cosa, però boh, adesso andiamo a guardare. Ma qui, ah, niente. Joyce and Cos'è? William never had a garage sale before. Ok, vedo qui They're qualcosa. drowning in debt just to take care of their daughter. Such Sito bullshit. conto è stato chiuso cosa? 3.458 dollari. Ok. Così gli tagli statali e federali ci spiace informare che l'assicurazione sanitaria non scopre più la fisioterapia di Chloe. Possiamo reintegrare Chloe ad una tariffa standard di 1.250 a settimana. Cioè, ho capito, ma la persona sta morendo, cioè. Ok, eccoci qua. È tutto un po' più brutto, non sbaglio. No, avevo visto la porta qui aperta. No, voglio andare a vedere qui invece, perché. Cioè, dici, what? Cioè, cosa c'è qui adesso? Niente. Esatto, niente. Sinceramente preferisco l'altra realtà. Questo mi vengono i brividi, sinceramente. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Cara Joyce, grazie per avermi tenuta informata sulle condizioni di Chloe. Posso solo immaginare le difficoltà che tu e William stiate passando. Mi dispiace di non poterti aiutare con un prestito in questo momento. Come tutti, sono sommersa dalle mie spese mediche. Ti prego, abbraccia Chloe e falle i migliori auguri da parte mia. Con affetto, zia Dorothy. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. In effetti, potresti farlo, Shoes. perché no? Chloe always did love stomping around in her boots. Beh, in realtà anche ora, insomma, una I lettera. never heard much about William's brother. Ciao Bill, scusa per non essere rimasto in contatto dall'incidente. Il lavoro si è accumulato e mi hanno mandato a Salt Lake City per supervisionare un nuovo parcheggio. Bisogna andare dal lavoro di questi tempi. Vorrei averti mandato un assegno più sostanzioso, ma sai com'è, i soldi non sono la specialità di nessuno. Magari verrò in visita la prossima primavera. Da un bacio a Chloe e Joyce per me. Tieni duro Billy, tuo fratello Aaron. Perché sei William Billy, scusa? Possiamo sederci, boh, vediamo, magari ci racconta qualcosa Max, non lo so. I'm still overwhelmed by Ecco. this new reality. Anche io, ragazzi, cioè I scrivetemi feel sotto nei so commenti guilty cosa ne for putting her and pensate. her family through this. In effetti, in parte I anche colpa hate the nostra, foolish ma choice of keeping William alive, but that would be spero di cruel. poter tornare indietro, perché di certo non voglio vivere Please che Chloe save sta her and così family again. con la paura che I potrebbe won't morire. retouch. Cioè, io non voglio, preferisco la Chloe anche se è un po' triste. Non ha il padre, ma. Cioè, vive almeno. Non so. Cos'è? I guess we stopped growing up together. Ok, ho l'armadio. At least we never had to hide from Step Douche. È vero. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. In effetti, è quello che spero. Beh, non mi sembra ci sia nient'altro qua dentro da poter vedere. Allora, usciamo. Non c'è stato. Sì, ci ha raccontato un pochino di cose che sono successe e basta. Qui no. Vediamo se qua c'è. Sì, ok. C'è Oh, Joyce. Max, it is so nice to have you around. Oh. Oh no.
I didn't realize how bad Chloe's. Come anticipato settimana scorsa, il sistema respiratorio di Chloe sta mostrando segni di rapido indebolimento. Oh mamma mia. Questo spiega la recente anemia e la respirazione difficoltosa. In quanto dottore mi impegno affinché lei stia bene, ma voglio che capiate che l'insufficienza respiratoria è comune tra le persone con gravi lesioni spinali. Vostra figlia è una delle pazienti più coraggiose e forti che abbia mai avuto e sono orgoglioso di lavorare con lei. Voglio che solo in quanto genitori siate preparati ad ogni evenienza. Intende che può morire? Credo anche che Chloe dovrebbe essere messa al corrente dei cambiamenti della situazione. Se desiderate discuterne ulteriormente, avete i miei contatti. Nel senso, cioè, con questa cosa, in senso che potrebbe morire, perché ad ogni evenienza, ad ogni situazione che potrebbe capitare, quindi mi sta dicendo proprio questo. Oh. Però voglio prima vedere. Joyce used to hate smokers in the diner. Quindi in questa realtà lei fuma? Quanto pare che credo di sì. Joyce is already a super mom. Perché lo sta leggendo? Vabbè, parliamo con lei. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than we were kids. Siamo anche adulte. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After that. Non me ne parlare. Parliamo di Chloe, va. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. Ma Rachel? Cioè, sì, è sparita anche qui. Però who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble even if she can't move. Max, Chloe's condition is not abbiamo letto. Her respiratory system is very weak and she do you know what I'm saying? Sì. I'm so sorry you have to go through all this. Perché in effetti ha ragione, in parte è colpa nostra. Every moment with my daughter and my husband. Oddio, le cuffie mi stanno morendo, cioè mi stanno uccidendo, raga. No matter what. Ok, parliamo di William. I have to tell you how much I love seeing. Eh sì, perché loro non sanno cosa succede se William muore. Chloe and I, lucky to have him. Eh già. Chloe, perché non capisco se. In che senso William è ancora lo stesso? William still the same. After perché com'era prima? Io non ho idea. For better and for worse, but always for the better. I never thought I'd love a man so much. I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Chris. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. Okay, ora parliamo di lei. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. In effetti, con tutto quello che sta succedendo, David Metz, cosa c'entra? Io voglio vedere. Do you know somebody named David Madsen? He might hang out at the Two Wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just sì. Curious. In effetti. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Ok, caos ambientale voglio sapere, cioè voglio vedere. What do you think is going on here with all of this eco havoc? Maybe Arcadia Bay. Ovviamente in questo episodio stiamo scoprendo praticamente tutto quello che pensano i genitori o comunque Chloe. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. Sì, abbiamo notato. Maybe I should care for Chloe's sake. Ok, vediamo il mucchio di lavoro. You guys have to sì, a quanto c'è. Abbiamo sentito che William deve cercarsi un terzo lavoro. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? Certo che sì, I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Ok, possiamo andare se non c'è nient'altro da vedere, tipo qua dentro. Oh, una foto però. Look at them.
They have no idea what's in their future. Da ragazzi, probabilmente. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Ok, vediamo qua sotto. William is trying so hard. He's still awesome. Stanno leggendo tutti e due qualcosa per essere, non so, per essere il migliore, insomma. Per essere migliore per la famiglia, qualcosa del genere. Ok, qua non possiamo vedere. Oddio che... mi ha fatto mettere una paura, mi sono sentita all'orecchio sta roba. Mamma mia, vabbè. C'è qualche altra porta perché... ok, no, probabilmente dobbiamo andare in bagno, appunto. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Ok. Andiamo qua. Aspetta, accendi la luce. Ok. Ok. Devo cercare, non mi ricordo cosa, vabbè. Vediamo un po' da tutte le parti. Ok. Allora, qua sopra. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Ok, dobbiamo cercare, probabilmente sarà qui. Ecco. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Vabbè, intanto vediamo anche le altre parti. Just more medicine. How's it going, time tripper? Funny. I think I look older. Aspetta, spegniamo la luce, non voglio che già hanno problemi. Beh, più vecchia, non lo so. Ok, e dobbiamo tornare lì. Ciao William. Non sembra ci sia altro da vedere. Oh sì. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Pagamento cosa? 8587 dollari. Ok. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Cos'è? Che... no, ma aspetta, aspetta. Forse posso parlare con lui? William. Nice to see you back. Ecco, viaggio a Parigi. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. Ma... I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there. But that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. You act like... sì, ok, ok. Non so se dice in questo modo, cioè che sarebbe voluto andare a scuola lei, probabilmente questo viaggio l'hanno fatto prima di appunto essere, come si dice, di essere andata, cioè di aver fatto l'incidente, credo. Credo di sì, c'è qualcos'altro da vedere tipo qui fuori? No, non si può andare. Allora torniamo da Chloe e diamo la morfina. Ciao Chloe, hello, it's me, Max. Finally, give me the blue pill. Pillola rossa o pillola blu? I'm nosy but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy and painless. Okay, but... get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. Oddio, ho paura. Devo fare niente, ok. No, già, raga, mi sta battendo il cuore. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Okay. Please. Okay. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Non so se ci avete fatto caso, ma quando qualcuno sta male, cioè, Max parla sempre un po' tipo tipo un po' come scena. That must be machine. No more bongs for her. È vero. At least Chloe doesn't weigh that much.
Che quanto pesa. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Già. Per questa via l'abbiamo scattata noi, non so, però mi sa che queste, cool, eh sì, le avevamo già. Chloe really loves skating too. Vediamo già. Chloe has her own photo album. Oddio, si era buggata tutto. Ok, l'abbiamo preso, ora andiamo qui da Chloe. Mi dispiace un pochino, cioè sta scena già mi sta a far prendere un po', perché non sappiamo se morirà Chloe, è un casino. Speriamo di tornare dall'altra parte del, oh my God, del mondo. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. Sinceramente io non vedo niente, vedo tutte cose a caso, però tralasciamo questo fatto. My dad would have banished me. Ok, giriamo pagina. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. No, non dire così, per favore. Sembra che non viva più lei adesso. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. Beh, per noi sì, però. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Forse potremmo tornare là e ricambiare tutto di nuovo. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it. No, Chloe, per favore, non parliamo di questo. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. Sì. This isn't how I want things to end. Lo so, ma non si può fare niente. What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. Ragazzi, sto piangendo. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. No, no. Understand? No. Yes, I do. All you have to do is no, no, the no. To 11. Non ci pensare per niente. No, 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 raga, io non voglio ucciderla, no, cioè, pensiamoci, pensiamo un attimo a tutte le tre, cioè, tutte le due cose, perché sinceramente non lo so, non so cosa potrebbe succedere, cioè, se accetta o rifiuta poi da sola, non lo so, però, se accettiamo, lei diciamo che sarà più o meno felice, perché lei non soffrirà più, perché... cioè riposerà in pace proprio. I suoi genitori però soffriranno. Cioè noi non possiamo accettare una cosa del genere, perché è una cosa che vuole fare lei, non una cosa che vogliono fare i genitori. Quindi cioè questa è una cosa che dovrebbero scegliere di fare i genitori, non noi, perché noi per decidere non siamo nessuno. Se rifiutiamo non succederà niente, Chloe continuerà a vivere finché potrà. I genitori sì, soffriranno, perché comunque dovranno soffrire. No, io metto non lo so, vediamo anche cosa succede, non lo so. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend. E chi era? Who wanted to end it all, and I did everything I could to try to save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help appunto, is dovrebbero... At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please,
Help me, Max. No, però! Dai. Aspetta, ma se noi mettiamo rifiuta e poi andiamo da William, che metto rifiuta, glielo diciamo. Chloe. I can't. Non abbiamo diritto di fare di togliere la vita a qualcuno, soprattutto a lei. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William, I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will. Right. I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. Ma... I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. No. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Ma... Chloe, I am never leaving you again. Posso alzarmi almeno? No, ho sbagliato. Mannaggia. Ho sbagliato. Non volevo cliccare. Vabbè, facciamo così. Allora, aspetta, rifiutiamo un attimino di nuovo. Facciamo così un attimino. Ok, posso alzarmi ora? Perché... Ah no, ok, posso solo fare così. Raga, in questo modo però non la facciamo felice. E avrà... Quando morirà avrà un pensiero brutto di noi. No, raga. Non posso fare questo. A quanto pare comunque Max vuole tornare indietro lo stesso e lasciare che William muoia. A quanto pare, perché si vuole mettere a fuoco la foto, vuole fare così. Però almeno la rendiamo felice tutti in questo mondo parallelo. Max, do you mind turning the page? I'm too busy. Oddio, scusa. No, stavo pensando, sai. No, questo comunque voglio vedere la scena. I'll just drift to sleep, dreaming of us here together. Oddio. Forever. Lo dobbiamo fare per forza, dai, raga. Praticamente, eccola. Sta morendo. Cioè, davanti ai nostri occhi, proprio. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. No. See you around. Sooner than you think. Ci posso credere. È morta. Cioè, raga. Max, do you mind turning the page? Ma che cosa? I'm too busy. Sa che sei buggato. Sa che sarà buggato, cosa? Se sei morta, non può parlare. Vabbè, da William proprio non possiamo andare. Cioè, ci dice... Cioè, non è che possiamo dire no, tua figlia è morta. Non possiamo, quindi dobbiamo per forza mettere a fuoco la foto. I'm sorry, William.
perché a me dispiace, dispiace tutto quello che è successo fino ad ora proprio. Eh sì, ora come faccio? Non mi ricordo niente. Sì. Raga, non va, raga. Ehi, io sto facendo così, ma non si mette a fuoco lo stesso. Oh. Ah, così, ok. Eccolo qua. Eccoci, raga. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. No, ah, ok, ci fa fare. Non possiamo neanche fare la foto, sti robe. Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Uff. Alla fine né c'è andata ora né c'è andata nell'altra cosa alternativa. Perché? Eh sì. Tu presto però. Non gli possiamo dire che tuo padre morirà stasera. Beh, no, però. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Cioè, no, raga. Non so perché mi sono portato un fazzoletto proprio, Sì, David, vattene a cagare, cioè, scusami. Quindi Rachel non la conosceva, insomma. È successo quello. Quello non è successo, ma cosa è successo allora? Cosa stanno facendo? Voglio sapere io. Cos'è? What? Cioè, perché intanto che stavamo facendo quello, stiamo facendo anche quest'altro. Cioè, noi eravamo presenti in quel momento, ma ora siamo ripresenti in questo. Non lo so. Ecco, siamo tornate in noi, mi sa. Sì, ok, sta morendo Max, non so come. Chloe, you're alive, yes. Whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad. Perché non possiamo raccontarglielo però? You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you were not spending time while I was sleeping.
Not anymore. I'm just spaced out too. Infatti. Sono anche molto felice, devo dire, perché, ragazzi. Ma perché? Secondo me dovremmo raccontartelo. Vabbè, ragazzi, io direi che cioè, non so cosa sia successo, cos'è quella roba. Tutte le informazioni, vedo comunque il diario, una foto di quel Rachel, un sacco di cose che sinceramente non ne ho idea perché non eravamo presenti in questo mondo, in questa parte di mondo, in quel momento, quindi non lo so, non ne ho più pallida idea. Però io direi che possiamo fermarci a questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!